Allora, queste immagini le ho messe anche sulla community, comunque ve le faccio vedere. Questa, ad esempio, è una stupefacente gorgone medusa. Che mostra la lingua come l'Indiana Calia, in posizione da partoriente, come Artemide sostenuta e affiancata da due animali, Medusa e la controparte occidentale della Dea Oscura, che possiede poteri guaritori, rigenerativi e sessuali, come altre Dee Oscure dei periodi di transizione, essa è stata demonizzata e trasformata in un mostro. Allora, tra l'altro, questo, come vedete, Medusa è questa qui, è in posizione partoriente, vedete con le gambe aperte, ricorda anche molto Shilana Jig, e accanto a lei ci sono proprio questi due animali. E anche quell'altra forma qui ai lati, che addirittura potrebbe ricordare un serpente, eh? Per dire. È molto probabilmente un'oca o un pavone. No, penso più un'oca, credo. Comunque un uccello e un cavallo. E ovviamente questi due animali che potrebbero essere delle leonesse. Quindi in realtà ci sarebbe comunque un collegamento con Anat, per dire. O comunque altre dee legate ai leoni, alle leonesse, per dire, abbiamo ad esempio Durga, famosissima. La cosa che è interessante di questa primissima immagine di Medusa è proprio che lei qui è rappresentata in forma partoriente, sempre poi con questa lingua di fuori, che poi tra l'altro l'avevo già trovata come ipotesi, leggendo un altro studio, perché effettivamente può essere quasi, è molto probabile che effettivamente Medusa sia la versione europea di Kalia. Avete presente Kali, che comunque è la dea indù che ha la lingua di fuori? Ecco, nelle prime rappresentazioni artistiche di Medusa, anche lei aveva la lingua di fuori. E effettivamente questa immagine qui di Medusa ricorda molto certe immagini primigenie di Kali, quindi in realtà potrebbe benissimo essere quasi la stessa dea. Come vedete, il fatto che qui è rappresentata partoriente sta a significare che molto probabilmente agli inizi era una dea madre, quindi non era per niente un mostro. Cioè, l'idea che Medusa sia un mostro è un'idea che è passata solamente con l'arrivo ovviamente del patriarcato greco, però molto probabilmente agli inizi era una dea madre, un po' forse sul modello appunto di Coatlicue, per dire. E tra l'altro, il fatto che comunque è associata ai due leoni, o comunque a questi due animali selvaggi che le stanno accanto, la collega molto anche a Targatis, per cui vi rimando a quella serie dopo due o tre video che avevo fatto su Targatis, perché anche a Targatis era rappresentata con ai lati i leoni, gli animali selvaggi. Questo, ad esempio, come dicevo, è un volto di Medusa, esemplare classico proveniente dall'Italia risalente al 500 a.C. Le serpi al posto dei capelli rappresentano il risveglio della Kundalini, che irradia saggezza ed energia a ogni direzione. La lingua sporgente potrebbe riferirsi all'antica funzione di dea procreatrice in travaglio, come ha suggerito Robert Graves. Potrebbe essere un ammonimento per gli intrusi durante i misteri di iniziazione delle donne. Dopotutto, lo sguardo della Medusa poteva tramutare un uomo in pietra. Tra l'altro, poi esiste una dea della zona di Gujarat in India, che ho scoperto poco tempo fa, che se non sbaglio si chiama Nagnevaci, se non erro, che effettivamente ricorda molto Medusa, perché è rappresentata con una... No, ce ne sono due a dire la verità. Allora, una è Nagnevaci, che è rappresentata con intorno alla testa, c'è questa testa di serpente gigante. Poi magari sotto vi metto anche il link, così vi andate un po' a vedere le immagini. E poi c'è un'altra dea, di cui adesso mi sfugge il nome, che è rappresentata con tutto un contorno di teste di serpenti intorno alla testa. Dopo sotto comunque vi metto il link. E anche lì la somiglianza con questa immagine di Medusa è impressionante, mettendo un po' insieme le cose. Poi addirittura c'è questa versione qui peruviana di Medusa. Questa è. È evidente che questa medusa mascherata peruviana ha serpenti al posto dei capelli, eppure nei libri sull'America Latina viene sempre fraintesa e considerata un dio del sole perché la chiama Raggi. Guardate meglio, professori, i denti digrignati inoltre potrebbero essere un indizio della sua funzione procreatrice. Esiste infatti un'antica immagine di una dea messicana azteca, Tlazolteotl, in atto di partorire, che ha la stessa espressione. Quindi in realtà queste immagini qui, ecco, Tlazotleotle, anche di questa medusa peruviana,
con i denti digrignati sono un indizio perché lascerebbero intendere che comunque le prime idee della fertilità e della nascita venissero rappresentate proprio con queste espressioni irate, con i denti digrignati. E anche questo poi le collegherebbe molto alle rappresentazioni irate, per esempio, delle dakini, che abbiamo visto nei video sul Tibet. Poi qui l'autrice ne ha riportato un'altra con un'altra divinità. Questa famosa divinità boliviana viene scambiata alternativamente per il dio del tuono con in mano le sue armi, o come al solito per il dio del sole. Ma se osservi l'iconografia, serpenti come capelli, medusa, la gonna serpente come coatlicue, colei dalla gonna di serpente. In Messico le serpi tenute in mano a braccia aperte come la dea serpente di Creta. Quindi anche questa in realtà sarebbe una rappresentazione di Medusa, o meglio dell'antica dea primigenia dei serpenti. E poi abbiamo l'ultima, ecco, la più famosa e forse anche la più bella, che è la dea di Creta. Bellissima, è uno dei capolavori ovviamente dell'antichità. La famosa dea serpente rinvenuta tra le rovine di Cnosso a Creta risale al periodo detto Minoico-Medio, 1600 a.C. circa. Alcuni studiosi ritengono che a Creta vigesse una civiltà matriarcale in cui le donne non erano semplicemente considerate pari agli uomini, ma li comandavano. Comunque sia, tutte le immagini femminili rinvenute sono bellissime, la maggior parte mostra un grado di autorità, da allora raramente presente in donne occidentali. Niente, allora, come vedete, il capitolo ve l'ho letto tutto con i suoi concetti più importanti. Sappiate che io ho già fatto uscire i primi due PDF dedicati a Vicky Nobler. Però, rispetto all'autrice, io ho inserito anche un discorso di analisi della teologia cristiana e in parte anche islamica. Così poi per chi fosse interessato, ecco, può un po' mettere insieme tutti i tasselli e quindi imparare anche perché è sempre questo discorso della misoginia patriarcale. Niente, allora direi per il momento le concludo qui le videoletture. A dire la verità mi piacerebbe fare, cioè leggervelo giorno per giorno. Anche perché adesso attualmente non ho altri argomenti qui da trattare, a parte un volume che ho preso sulla mitologia greca, che però vabbè, può anche aspettare volendo. In realtà mi piacerebbe leggermi anche, cioè partire da domani leggendovi già il secondo capitolo, sperando che ovviamente gli argomenti interessino sempre e che non sia magari troppo monotematico come canale, però visto che comunque io l'ho aperto principalmente per parlare di questi discorsi di analisi femminili, vedrò, ecco, comunque se comunque non dà fastidio alle persone che si sono iscritte a questo canale, cioè che io comunque vado sempre avanti su questo argomento. Domani o comunque dopodomani vedremo comunque il secondo capitolo, comunque vi leggerò gli stralci più importanti. Allora, il video ovviamente lo concludo qui per stasera. Spero sia stato interessante, spero vi serva per emanciparvi, per vivere bene ovviamente col vostro ciclo, col vostro corpo. E vi saluto alla prossima. Ovviamente, se poi siete delle donne che comunque non sanno che cos'è la Wicca, ma per un motivo o l'altro comunque trovano il video, magari perché cercano qualcosa sulla menopausa. Non abbiate paura di dire io però non sono Wiccan, io non conosco che cos'è il neopaganesimo, perché come ho detto tante volte, a me personalmente non me ne frega niente dell'etichetta con cui etichettate queste cose. L'importante è che servano veramente a dare giovamento, quindi se anche comunque non sapete che cos'è la Wicca o non credete nell'esistenza delle dee, oppure non vi interessano queste cose a livello di pentagrammi, triplice luna eccetera eccetera, non è importante. Se volete lasciare sotto i commenti o comunque volete saperne di più, fatemi pure avanti, che a me fa piacere, nel senso che non dovete pensare che questo canale qui serva solamente se una crede alla dea o se comunque ti definisci Wicca, non è questo lo scopo del canale e neanche comunque del lavoro che io porto avanti. L'importante è che queste cose voi le usate proprio per vivere bene con voi stesse. Quindi in realtà per me potete essere anche ateo, buddiste o qualsiasi altra religione, però se comunque nella vostra vita introducete questi discorsi qui e ovviamente cominciate a vivere un miglioramento, è questo che conta, l'importante è questo, quindi non conta che poi vi interessino anche quei discorsi Wicca relativi ad esempio alle festività, piuttosto che ai pentagrammi, piuttosto che ai tarocchi o non so che altro. Quelle sono tutte cose molto belle, sì, non dico di no, però sono accessorie, nel senso che possono anche non esserci.
L'importante è comunque che fate vostri questi concetti di autostima femminile e li mettete in pratica nella vostra vita, mi raccomando, anche se siete atee o se non vi interessano i tarocchi o roba del genere, l'importante è che comunque iniziate a potenziare voi stesse, la vostra propria autostima psicofisica, aggiungendo queste cose, queste riflessioni alla vostra vita.